Allora, benvenuti alla quarta puntata sulla rubrica del tempo. Oggi parleremo di un argomento che in realtà è stato abbastanza sentito dall'opinione pubblica perché c'è un noto filosofo e un noto fisico italiano che è Carlo Rovelli che ha portato questo argomento come una delle prove che tutto sommato il tempo, nonostante ci siano detti che forse non esiste, in realtà veramente esiste. E questo argomento verte sull'esistenza di questa asimmetria nella natura che l'entropia, che le cose che sembrano che vadano in un verso e non in un altro, e quindi di conseguenza c'è una direzione e un verso privilegiato anche per lo scorrere del tempo. Oggi parleremo un po' di questo e prego Adriano di introdurre l'argomento da un punto di vista filosofico più ampio di quello che ho appena fatto io, e quindi vai, vi ringrazio per essere qua anche oggi, tra l'altro. Dunque, buonasera e buon pomeriggio. Anche se vedete a PGS sono semplicemente le iniziali dei miei nomi, ma non ha importanza, sono sempre la stessa persona. Chiamarmi Palma va benissimo, ma siccome sono un inetto non riesco a trovare quale sia il pulsante che bisogna premere per cambiare il nome. Questa cosa che vi dico è un po' un controcanto sia a quello che penso, come dire, nei momenti ufficiali, sia quello che abbiamo un po' illustrato da vari punti di vista. Quello che abbiamo un po' cercato di mostrare, di spiegare, è che ci sono forti ragioni contro un'intuizione del tempo che abbiamo, cioè che il tempo passa, che il tempo passa, che quando ci si annoia il tempo passa più lentamente di quando una persona si diverte e così via. Che il tempo passa sempre più velocemente quanto più invecchia. E abbiamo dato degli argomenti di vario genere, alcuni ai bordi del paradosso, tuttavia a modesto avviso sottoscritto da prendere non sempre sotto gamba, alcuni un po' più seri, nel senso che anche da una prospettiva più strettamente scientifica ci sono delle ragioni per pensare che ci sia un senso abbastanza preciso e chiaro di un'affermazione del tipo: nel mondo in cui siamo io, voi e così via, non succede niente. Non è che non ci siano fatti, ci sono fatti, ma questi non sono una successione, cioè non esistono avvenimenti che avvengono, che vengono uno dopo l'altro. E le ragioni sono solide, le trovate classicamente nella teoria della relatività, ma le trovate in Hermann Weyl, le trovate in un cioè, appunto. Giustamente Manuel citava Rovelli, che è uno dei tanti che ha riproposto questa cosa di nuovo da un angolo diverso. Perché bisognerebbe dubitare quello che ho appena detto? A mio avviso ci sono tre cose da considerare. Una, se volete, è ai bordi della psicologia, cioè pensando il tempo passa, cioè i pensieri che abbiamo non sono affatto questa cosa un po' mitica della tradizione idealistica, il pensiero. Sono delle catene di inferenze che prendono del tempo, cioè sono esse stesse delle successioni. Questi qui che su YouTube continuano a tediarci, insistono che il pensiero è un'altra cosa, che il pensiero trascendentale. Uno può essere d'accordo o non d'accordo, non so bene che cosa vuol dire, ma non ha importanza. Il punto è che c'è una cosa che è perfino accessibile all'introspezione ingenua. Non serve una grande teoria psicologica. Quindi esiste una vera successione del tempo, degli stati mentali. Provate, e se per caso siete giustamente scocciati da quello che dico, o improbabile, siete convinti, c'è stata una successione di stati. Seconda cosa. C'è un aspetto, e qui secondo me è un aspetto in cui la filosofia del tempo diventa molto interessante. C'è un aspetto in cui uno potrebbe dire: vabbè, guarda Palma, interessante questa riflessione, tuttavia sappiamo benissimo che se questo, essendo il mondo attuale, non presenta casi di viaggi nel tempo, abbiamo una quantità di mondi possibili, praticamente la metà dei libri di fantascienza, in cui ci sono i viaggi del tempo. Quello probabilmente famoso è la macchina del tempo di Wells, in cui in qualche modo si va avanti e indietro. Viaggio nel tempo viene dipinto come una specie di viaggeggio, di veicolo particolare che spazialmente non si muove mai, ma qui lasciate perdere parentesi per una meccanica meravigliosa,
è il calendario che va. Cioè, invece di dire vado a 100 km all'ora verso sud-ovest, voglio dire vado a, che ne so, 2000 ore all'ora verso non un luogo, ma una data. Cioè, voglio andare a vedere com'era, ad esempio, che ne so, ecco, Venezia nel 1400. Il viaggio sarebbe anche interessante. La macchina, appunto, misteriosamente faceva questa cosa. Ora, questa cosa si scontra con una vera difficoltà, che probabilmente i filosofi apprezzano, penso dovrebbero apprezzare. Sappiamo, per ragioni scientifiche, che si può viaggiare verso il futuro. Non è, cioè, è abbastanza difficile, però non è impossibile, è successo. Cioè, quando si approssimano, si avvicinano a delle velocità sempre più prossime alla velocità della luce, in un certo senso il tempo dell'osservatore che è nel veicolo super veloce e il tempo dell'osservatore, diciamo, terrestre, non sono sincroni. Traduzione, se uno fa un viaggio veramente ad altissima velocità e molto molto lontano, quando torna la sua persona gemella, nata allo stesso tempo, alla stessa ora, dello stesso anno e così via, è leggermente più vecchia di chi ha viaggiato. Quindi il viaggiatore tra i due gemelli è andato nel futuro. Ora, qui arriva, come dire, lo spoiler. Cosa rovina la frittata? A mio avviso due cose assai scoccianti. Uno, se ci pensate un attimo, andare... Allora, la premessa che uso è questa. Se ci fosse un viaggio nel tempo, come dire, se la freccia del tempo non avesse nessuna direzione, la punto io dove voglio, come non c'è la freccia dello spazio. Certo, posso mettere la barca verso il sud-est, ma posso anche metterla verso l'ovest. La freccia del tempo posso, come dire, accelerarla verso il futuro e nessuno sa come si fa ad andare nel passato. Se ci pensate, la cosa interessante, ci sono delle teorie molto, molto, come dire, fini, ma estremamente di nicchia, di alcuni che dicono che se esiste un verme nello spazio-tempo, la cosa a me risulta un po' oscura. Però pensateci, andare a viaggiare nel passato implica anche una vera difficoltà di ordine logico, non di ordine fisico. Può darsi benissimo che noi non faremo mai grandi viaggi nel futuro perché costerebbe talmente tanto il dispendio di energia che nessuno lo farà mai. Mentre, e questa è una cosa che è diventata famosa come il paradosso dell'antenato, se io, o prendetelo in prima persona, se chiunque di voi avesse questo spazio isomorfo e un trucco tecnologico di cui non abbiamo conoscenza, di andare nel passato potrei uccidere il mio trisavolo, il nonno di mia nonna. Tranne errori ed omissioni, senza il nonno di mia nonna, io non esisterei. Se quindi esiste un mondo possibile, ripeto, tecnologicamente non realizzabile, ma supponiamo che superiamo questo ostacolo, se io andassi al mondo del nonno di mia bisnonna e in un accesso di sperimentazione filosofica, il signor Adriano fa l'esperimento, vediamo cosa succede. E strangolo il bisnonno. Se ci pensate un attimo, la cosa è non solo stranissima, ma è controcausale. Cioè, devo anche suicidarmi? Nessuno può essere nato. Notate bene, se è morto il bisnonno di mia nonna non è morta. Quindi, mi scuso, è morta in quel momento, nello stesso momento in cui ho eliminato i suoi genitori, e così via per una catena. Per cui nel mondo normale, dove io ho parcheggiato la macchina da cui sono riuscito ad andare nel passato, cosa succede? Scompaio io o no? Questa cosa è stata molto esplorata da un metafisico, morto abbastanza di recente, si chiama David Lewis, e lui ha una specie di soluzione strana di questa cosa. Cioè, secondo lui, se io provo a strangolare la nonna di mia bisnonna, stranamente non ci riesco, anche se ho la stessa corda, il laccio, eccetera, eccetera. Comunque, quello che voglio dire è questo. C'è una difficoltà, se ci pensate un attimo, che è una difficoltà di ordine che direi più che è controfattuale andare nel futuro, nel senso che non ci andiamo. Però
si può capire cosa sarebbe il mondo possibile in cui tutti ci spostiamo in futuro. È controfattuale spostarsi verso il passato. E qui aggiungo, c'è una vera difficoltà che è non solo tecno-posizionale, dove abbiamo questa macchina meravigliosa, le macchine appunto di Wells, le macchine che vedete al cinema. C'è un problema proprio di controcausalità. L'intuizione diretta sembra dire che se mia madre non fosse mai esistita, io non esisterei, punto. E così via. Per scherzo, se qualcuno avesse la pessima idea di andare a strangolare Adamo ed Eva, assumendo che fossero davvero i primi e gli unici, cioè, gli esseri umani non esisterebbero. Questa cosa mi dà a me un sospetto forte che ci sia una fortissima asimmetria fra il passato e il futuro. Attenzione, ripeto che sto lavorando con la premessa, sto pensando e parlando con la premessa che il tempo sia in qualche modo una specie di grande isomorfismo, è un po' come lo spazio. Dopodiché lasciate perdere come io mi ci scollo, che è un po' complicato perché scattano meccanismi di ordine deittico, cioè delle mie posizioni. Però l'isomorfismo è quello che conta. C'è una specie di piatta topologica in cui si può andare dove si vuole. Lo spazio, grosso modo, è così. All'interno di un cono di luce, sono sicuro che Manuel giustamente mi darà degli schiaffi, però se togliete tutte le grandi qualificazioni, lo spazio è largamente isomorfo. Se il tempo funziona come lo spazio, c'è la stessa cosa, cioè il tempo isomorfo. Io sono qui oggi, però potrei essere ieri qui, e così via. E soprattutto potrei essere io ieri. Ancora, per i pignoli, sto assumendo che ci sia un io unitario. Se non vi piace, pensate a un grande verme, che è me stesso, e ogni anello di questo verme è un momento di quello che normalmente chiamo il mio. Quindi c'è un sospetto di forte asimmetria. Sfortunatamente questo sospetto viene, e qui veramente mi appello ai miei due, come si dice, good doctor, ai miei giusti infermieri e correggitori. C'è un forte sospetto che la fisica dica che dica no, guardate che c'è una vera asimmetria. Questa cosa ha almeno due aspetti che sono molto noti, sono noti da tempo. I tempi più recenti sono i tempi delle leggi di Kelvin, di Lord Kelvin, un fisico molto morto nel secolo scorso, e queste leggi descrivono sostanzialmente una cosa che viene costantemente osservata. Quello che viene costantemente osservato, questo lo osservate voi, non serve assolutamente fare un esperimento, cioè se voi prendete un sigaro o una tazza di caffè, una volta che la tazza di caffè è molto calda, diciamo che sia a 50 gradi, se voi la lasciate là, se non fate niente, questa tazza va lentamente declinando fino a raggiungere una temperatura ambiente. Se la stanza è a 18 gradi, il caffè, in un tempo abbastanza corto in realtà, va ad essere 18 gradi. Idea generale, i trasferimenti energetici, ricordo per chi se l'è dimenticato, quello che di solito chiamiamo temperatura è una misurazione di calore, il calore è una specie di movimento, un tipo particolare di movimento medio delle molecole. Il caffè è fatto di molecole, tanto quanto me stesso, o come volete voi, o Saturno, queste molecole si muovono, quella roba produce calore. Però questa cosa è capace di essere scambiata al prezzo di non essere mai, pur mantenendo l'energia totale costante, di non essere mai uno scambio uguale. Tutto si raffredda e nulla si scalda. Lasciate perdere le scemenze di basta accendere il fuoco, perché accendere il fuoco è appunto la produzione di un altro dispendio di energia che certamente scalda me stesso di fronte al camino, però deve pagare un prezzo in termini termodinamici. In generale, e questa è una forma di generalizzazione di questa cosa, i fenomeni che di solito vengono chiamati entropici sono fenomeni che sono sconvolgentemente direzionali, non sono isomorfi. Tutto
i corpi, le costellazioni, i sassi, me stesso, il mio pensiero sicuramente. Va dal più sofisticato e complicato al più semplice, e il più semplice di tutto, e qui questo è solo in parte uno scherzo, è lo zero assoluto in cui il movimento molecolare cessa, cioè questo moto cessa e avrebbero detto delle persone anziane di una generazione, buonanotte i suonatori, cessa tutto. Detto forse con tono un po' da pompe funebri, la morte termica dell'universo. Non sto qui perché sono sicuro che i fisici hanno molto di più da dire, però certo che il sospetto viene che se esiste una vera asimmetria di questo genere, ripeto, l'asimmetria è che i trasferimenti sono trasferimenti che sono unidirezionali, dal molto caldo al tiepido, al quasi freddo fino al freddo, mai l'opposto. Cioè, grosso modo, nulla naturalmente si scalda. D'accordo? Ed è per questo che abbiamo inventato il fuoco, la teiera con la corrente elettrica, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, a me fa abbastanza impressione che una forma così forte di asimmetria abbia un forte omeomorfismo a quello che sarebbe un tempo asimmetrico. Un tempo che, ripeto, con tutti i dubbi che abbiamo giustamente indicato e esplorato in parte filosoficamente, sembra avere una specie di vera asimmetria. Cioè tutti nascono e muoiono, nessuno muore e nasce. Ma perché? Beh, se, qui naturalmente bisogna assumere che in qualche modo noi stessi siamo parte della natura. Sembra che ci sia un fenomeno entropico. Ma se esiste un fenomeno entropico di questo genere, perfino se vi fanno sorridere i paradossi dei viaggi nel passato, c'è un problema non banale, di capire in che senso questo mondo sia un mondo con un tempo che non è affatto simmetrico. Prima di fermarmi, perché forse parlo troppo, un'obiezione ovvia che tutti quelli che fanno metafisica fa sempre: sì, Palma, buona idea, però c'è un mondo possibile in cui il mondo è simmetrico. Mi scuso, c'è un mondo possibile in cui è simmetrico il tempo. È simmetrico in questo senso. Non esiste una direzione che va da quello che intuitivamente capiamo, l'insieme degli eventi passati agli eventi futuri. Questa è una cosa interessante e si potrebbe discutere cosa sia un mondo possibile con questa caratteristica. Se il mondo possibile non vi piace, pensate a quello che sia coerentemente immaginabile, d'accordo? Se vi scoccia la terminologia modale, è perfettamente legittimo. Però rimane un fatto, secondo me, assai irritante per tutte le forme di eternismo, alcune buone, alcune meno buone, ma poco importa, che nel mondo attuale questa asimmetria e quindi questa cosa che è stata un po' soprannominata la freccia, questa direzionalità del tempo, è un po' qui per stare, temo per un tempo molto lungo. Qui mi fermo perché ho parlato troppo. Prego, Manuel. Ma io allora, prima di dare la parola ad Emiliano, faccio solo un paio di appunti, ovvero che a me sembra, che la fisica, almeno per quanto riguarda la relatività generale, la relatività, in un certo senso, si basi su, allora, in relatività generale, è vero che, di per sé, quando io costruisco la teoria, lascio spazio a tutta una serie, a differenza della relatività speciale, che è un attimo diverso. In realtà sono cose simili, però diciamo che per dirlo semplicemente, lascio spazio a dei problemi di causalità come quelli che ha citato Emiliano, paradossi strani, ad esempio c'è lo scherzo che ha fatto Gödel ad Einstein, no? Dovrebbe essere gli ha portato, no? Si dice, consegnato un universo in cui per ogni punto passava una linea temporale chiusa, no? E questo la teoria di per sé non lo impedisce, però il fisico subito dice: no, aspetta, io quando costruisco la teoria ho delle assunzioni ulteriori, cioè ho delle assunzioni di iperbolicità, ovvero dove certe cose le escludo.
E infatti c'è tutto uno studio sulla causalità nelle teorie fisiche che si fa, diciamo, a priori e addirittura ci sono teorie. Il mio primo articolo che ho scritto nel 2018 era proprio un'analisi causale per escludere possibili teorie di gravità contorsione, dicendo, guarda, noi in fisica assumiamo che la causalità debba essere preservata, no? In qualche modo, e quindi tutto ciò che una teoria ci può dare che non è causale, noi non la vogliamo. In relatività speciale c'è un po' diverso, nel senso che è vero che poi quello che si fa in relatività generale è vedere i coni luce anche lì, punto per punto, è la stessa cosa della relatività speciale. Però alla fine anche in relatività speciale di per sé io posso avere un tachione, un qualcosa che viaggia più veloce della luce, e lì la causalità non è preservata. Quando Adriano dice io non mi muovo fuori dal cono luce, sì, ma lo sto dicendo io, cioè nel senso se c'è una particella che si muove più veloce della luce, la causalità lì fuori non è preservata, nel senso che il gruppo di trasformazioni che cambia da un sistema di riferimento all'altro non preserva la direzione temporale. E quindi posso trovare un boost, una trasformazione di Lorentz, che se ad esempio vedo un evento, Adriano va da A punto A punto B, posso trovare un boost in cui l'evento è invertito, cioè il tempo in realtà per TA e TB sono scambiati. Ed è per quello che io dico che no, devo stare nel cono luce, no? E poi quello che faccio anche in relatività generale, punto per punto, e con assunzioni più grandi anche poi a livello di tutto lo spazio-tempo. E questi sono gli appunti che volevo fare. No, un'altra cosa in realtà sullo zero assoluto, anche lì forse si possono tirare in ballo fenomeni quantistici, cioè nel senso. È tutto fermo oppure anche lì no? Ci sono fluttuazioni, particelle che si creano e si annichiliscono. Nel mondo quantistico le cose sono sempre un po' più complicate, a volte vanno a sistemarci in realtà quello che vorremmo, no? Se quella cosa effettivamente, se la quantistica è vera, se, come dicevamo l'altro giorno, lo spazio-tempo è quantizzato, ad esempio, allora se c'è un qualcosa di quantistico in genere, riusciamo a sistemare un po' qualche paradosso. Il problema è che per ora su certe cose sì, ad esempio su certe cose come l'effetto Casimir dell'energia del vuoto e queste cose qua, sappiamo, abbiamo evidenze sperimentali. Per quanto invece riguarda quantizzazioni spazio-temporali e per gravità, insomma, lì non risolviamo ancora niente per ora. Però ecco, questi erano i punti che volevo fare e non mi dilungo troppo. E vai, Adriano, e sì, vai, Emiliano, parla. Vai, c'era Adriano, forse. È un'osservazione. In tutte queste discussioni, vi ricordate che una volta in filosofia politica si diceva sempre che il patriottismo è l'ultimo rifugio dei fetenti. Quando ogni volta si trova un argomento, ho osservato, ma in decine di casi diversi, non è un'accusa individuale a nessuno, c'è sempre la porta della quantistica. C'è una specie di oblò. In tutto affonda, però dice, quantisticamente fate la pesca, Un sono libero l'arbitrio lo arbitrio. stesso, tutto va bene, cioè si può andare di sopra, se ho ucciso mia nonna invece è stata trasportata da un tacchione in un altro porto. Sto scherzando, ma non troppo, nel senso che ci andrei molto cauto a evocare la meccanica quantistica in questo tipo di contesto. Ma prego, Emiliano, la parola. Io ero solo riferito allo zero assoluto, Vai, Ciao Emiliano. ragazzi, ragazze. Sì, io vorrei ricostruire qualcosa che diceva Adriano all'inizio riguardo a coloro che pensano che la realtà sia un blocco. Ricordate che dicevamo che noi possiamo pensare che il tempo sia illusorio in vari gradi, no? Fino ad essere totalmente illusorio, come pensano gli idealisti. Oppure parzialmente illusorio, come pensano quelli che abbiamo chiamato gli eternisti, no? E per loro, in effetti c'è un problema. Loro vorrebbero preservare una parte del tempo, che sono le relazioni temporali, le relazioni di precedenza e successione temporale. Non è chiaro che riescano a preservare questo aspetto che noi osserviamo del tempo, che è la sua direzionalità. E prima di menzionare l'entropia, che sicuramente spiega
un enorme numero di fenomeni irreversibili, anche quelli che non sembrano immediatamente tali, per esempio il fatto l'attrito, il fatto che gli oggetti si fermano, ma che spontaneamente non cominciano a muoversi una volta che si sono fermati. Però ce ne sono molte altre, che forse varrebbe la pena mettere sul piatto, no? Oltre a queste irreversibilità o direzionalità entropiche. C'è una irreversibilità radiativa, cosiddetta, che è quella per cui da una sorgente, noi da una lampadina, noi vediamo diffondersi un'onda sferica, oppure in uno stagno, se voi lanciate un sasso nello stagno, le onde sembrano essere centrifughe, no? E mai osserviamo il contrario, a meno che non ci impegniamo per costruire delle condizioni molto particolari, ma in natura non osserviamo i fenomeni nell'altra direzione. C'è la simmetria causale, in gran parte le cause precedono i loro effetti in quella direzione. Ci sono delle asimmetrie psicologiche, noi ricordiamo il passato ma non il futuro. E via discorrendo, asimmetrie nell'influenzabilità, noi riusciamo a influenzare qualche cosa che non è ancora accaduto, ma non sembra che possiamo influenzare ciò che è già accaduto, eccetera, eccetera. Tutte queste, una domanda che è giusto farci è se queste asimmetrie hanno tutte qualcosa a che fare fra loro, e poi che cosa ci dicono del tempo, no? Perché tutte queste asimmetrie che stiamo discutendo sono asimmetrie nel tempo, come si dice, cioè sono asimmetrie negli eventi che accadono nel tempo. Ed è interessante chiedersi che cosa abbiamo da dirci riguardo a un'eventuale asimmetria delle relazioni temporali stesse, no? E spesso si sente dire, molti hanno sostenuto, che la risposta alla seconda domanda, cioè che cosa ci dicono queste asimmetrie riguardo al tempo, sia nulla, perché l'asimmetria che si verrebbe a creare, per esempio la simmetria entropica, sarebbe estrinseca al tempo. Spesso si fa riferimento al fatto che la seconda legge della termodinamica, che è questa legge che sancisce il fatto che in un sistema chiuso l'entropia non possa diminuire, ha delle radici statistiche, no? Quando si sono scoperte, quando è stata scoperta la legge, gli scienziati non erano d'accordo riguardo all'esistenza degli atomi e delle molecole. È molto famoso il caso di Ernst Mach, per esempio, che era convinto che non esistessero per ragioni filosofiche, però ancora nessuno aveva dimostrato nulla al proposito, e Boltzmann, al contrario, che invece era un realista e credeva nelle molecole, aveva immaginato quindi che qualsiasi legge macroscopica dovesse in qualche modo essere spiegabile in termini di ciò che accade ai componenti fondamentali della materia, cioè che non si trattasse di una legge fondamentale, e ha cercato di spiegarla nei termini delle molecole, no? E naturalmente nessuno è in grado di prevedere o calcolare la posizione, gli spostamenti di un numero esorbitante di molecole, né di vederle, se per questo, no? E quindi il ragionamento è stato necessariamente statistico, cioè si è chiesti cosa possiamo sapere, pur non essendo ignoranti del dettaglio, che cosa riusciamo a sapere, no? Mettendo assieme un grande numero di questi piccoli sistemi. E il primo risultato che lui ha ottenuto è stato quello di capire che non si trattava di una legge fondamentale, ma che si trattava di una legge statistica, e cioè che è incredibilmente improbabile che si osservi l'entropia diminuire, per esempio, che tutte le molecole d'aria di una stanza si ritrovino improvvisamente in un angolino. No, anche se è possibile, no? C'è una certa probabilità, per quanto piccola, che questo accada. E poi lui ha pensato di aver dimostrato la legge, il suo famoso teorema H, di averla dimostrata in questo modo. Cioè lui ha ragionato così.
Noi abbiamo a che fare con dei sistemi macroscopici. Questi sistemi macroscopici noi possiamo misurare delle grandezze macroscopiche, che sono la pressione, la temperatura, il volume. Queste sono tutte cose che noi possiamo osservare. E la domanda che lui si è fatto è che cosa, visto che noi siamo ignoranti del dettaglio delle singole molecole, di quanto veloci sono, in che direzione vanno, ma che cosa possiamo sapere, se abbiamo l'informazione che un sistema si trova in un certo stato macroscopico, che cos'è che questo ci può dire riguardo al suo stato microscopico? Certo non ci dirà qual è esattamente il suo stato microscopico, però qualcosa ci dice, no? Ci sono alcuni modi, alcune configurazioni, delle componenti microscopiche che sono molto più probabili, nel senso che a parità di condizione macroscopica ci sono molti modi diversi in cui questa potrebbe essere realizzata, no? Per esempio, le molecole, noi non sappiamo dove sono le molecole della nostra stanza, ma le molecole distribuite più o meno uniformemente nella stanza, ci sono molti più modi in cui questo può accadere, piuttosto che non tutte le molecole raggruppate in un angolino. E questo spiega perché, secondo Boltzmann, questo spiega perché non accade, per fortuna, che le molecole improvvisamente, spontaneamente si raggruppino in un angolino. Ora, e lui ha pensato quindi che questo spiegasse la seconda legge, perché lui ha detto partiamo da qualsiasi stato, un cubetto di ghiaccio per esempio, che ha uno stato di bassa entropia. Visto che gli stati di bassa entropia sono meno frequenti, muovendosi a caso, in realtà le leggi sono deterministiche, però visto che non sappiamo i dettagli, per quanto ci riguarda è come se fossero a caso. Muovendosi a caso, molto probabilmente il cubetto di ghiaccio si sposterà in uno stato che è più probabile, e via così. Quindi sciogliendosi, il ghiaccio sciolto ha un'entropia più alta, e la ragione per cui noi osserviamo il ghiaccio sciogliersi e mai il contrario spontaneamente sarebbe che semplicemente che muovendosi anche a caso, le molecole del ghiaccio si spostano in stati che sono più probabili, no? Quindi la seconda legge della termodinamica sarebbe un moto in quello che viene detto lo spazio delle fasi verso stati sempre più probabili, no? Però gli è stato fatto notare molto presto da Loschmidt e da altri, ne è nato un dibattito molto interessante, che bizzarramente Boltzmann non farebbe lo stesso ragionamento al contrario. Cioè, se noi prendiamo il cubetto di ghiaccio mezzo sciolto, no? E ci chiediamo, ma visto che le leggi sono reversibili, cioè tu con le stesse leggi puoi calcolare lo stato futuro, così come lo stato passato, no? Se tu conoscessi tutti i dettagli. E lui si è chiesto: ma allora ragioniamo come abbiamo appena fatto, però al contrario, noi prendiamo il cubetto così e cerchiamo di capire dove potrebbe essere stato in passato, no? E quindi riapplichiamo lo stesso ragionamento, ci muoveremo nello spazio delle fasi in un modo caotico e quindi muovendoci in una direzione sempre più probabile. Dovremmo aspettarci che l'entropia aumenti tanto nel passato quanto nel futuro. Quindi c'è qualcosa che non va. E in fondo dovevamo sapere che c'era qualcosa che non va, perché il ragionamento di Boltzmann partiva da leggi deterministiche e reversibili, nel senso che qualsiasi moto, classicamente un moto regolato dalle leggi di Newton, così come anche quelle della relatività, può essere semplicemente invertito. Tu puoi usare le leggi per prevedere dove un sistema sarà a partire dalle condizioni in cui si trova ora, oppure puoi applicarle per retrodire dove si è trovato in passato, no? Puoi sempre fare questa cosa. Tutti i fenomeni sono in questo senso reversibili. Se un fenomeno accade in una direzione, deve essere possibile che accada anche nella direzione opposta. Questo è qualcosa che sappiamo e che è vero di praticamente tutte le leggi della fisica fondamentali che conosciamo, con una piccola eccezione nel decadimento dei caoni, che però è irrilevante perché è un fenomeno talmente raro e per noi insignificante che non modifica quello che sto dicendo. E
E quindi il punto quindi è che l'entropia è l'aumento dell'entropia è un fenomeno statistico. Per spiegare la seconda legge dobbiamo fare questa ipotesi che è chiamata l'ipotesi del passato, che l'universo sia nato in uno stato spaventosamente strano in quanto alla sua bassissima entropia. Naturalmente a questo punto bisognerà spiegare come mai è accaduto un caso così bizzarro e nessuno ha una risposta chiara. A volte si sentono dire cose che non funzionano, per esempio che l'universo era molto piccolo e quindi ma questo non significa nulla. In realtà ci si aspetterebbe il contrario per un universo così caldo e così concentrato. Ma a questo punto il problema è che i teorici eternisti, quelli che pensano che il tempo non passi, vorrebbero ridurre la direzione del tempo all'aumentare dell'entropia, senza però rendersi conto, secondo me, che nel dire che l'entropia non diminuisce mai o che l'entropia aumenta sempre, sostanzialmente, quello che vogliamo dire è che l'entropia aumenta nella direzione del tempo. Anche una volta che abbiamo posto che all'inizio dell'universo ci fosse una bassa entropia, applichiamo l'argomento statistico e dimostriamo che l'entropia aumenta sempre, poniamo fino alla morte termica. Anche fatto questo non ci dice da che parte sta andando, vanno i processi. Questo non spiega perché i processi vanno in una direzione, cioè nella direzione in cui l'entropia aumenta, anziché il contrario, perché chiaramente l'entropia diminuisce nell'altra direzione. E il mero fatto che ci sia una asimmetria di questo tipo non ci dice nulla riguardo alla direzionalità dei fenomeni. Così come il fatto che una piramide sia asimmetrica, avendo una base ampia e un vertice molto sottile, non significa che la piramide salga più di quanto non scenda. La piramide, non, come una scala, non sale né scende. E il mero fatto di aver ravvenuto una asimmetria nel tempo non spiega non solo perché dovrebbe esserci una simmetria del tempo, ma non ci spiega nemmeno perché i fenomeni accadono in una direzione e non nell'altra, non nel senso che sono irreversibili. Anche i fenomeni irreversibili, come i moti dei pianeti, per esempio, sono un tipico caso di fenomeno che non è visibilmente irreversibile. Se noi vediamo un film di un pianeta a rovescio di un pianeta orbitare intorno alla sua stella, non siamo in grado di dire se è nella direzione del futuro oppure se è al contrario. Eppure però esiste un dato di fatto riguardo a qual è la direzione in cui si muovono i pianeti, no? Questo secondo me ci dice che è illusorio sperare di ridurre la direzionalità del tempo come ha fatto Reichenbach, per esempio, come sembra in fondo insinuare Rovelli, che pensa che l'illusione del tempo in qualche modo emerga per ragioni antropiche ad un livello macroscopico. Ma io credo che ci sia qualcosa di sbagliato con questa idea, no? Anche ammettendo di avere una buona spiegazione per questi fenomeni. È sbagliato perché di per sé la simmetria non indica nessuna direzione in particolare. È sbagliato perché l'aumentare dell'entropia è un fenomeno statistico. E la seconda legge è una legge empirica, per cui è non solo possibile che l'entropia diminuisca, ma la mera possibilità logica dell'inversione dell'entropia implica che vi sia un'unica direzione del tempo. Perché cosa significa dire che la seconda legge potrebbe essere violata? Significa che man mano che il tempo passa in una direzione, l'entropia, anziché aumentare, diminuisce. Quando diciamo l'entropia aumenta sempre, cosa vuol dire? Vuol dire che aumenta nella direzione del futuro, no? Se noi immaginassimo che la direzione del tempo fosse essa stessa la direzione in cui l'entropia aumenta, allora la legge sarebbe per logica inviolabile, perché qualora la dovesse diminuire l'entropia, si invertirebbe con ciò anche la stessa direzione del tempo e la legge continuerebbe ad essere vera per logica, no? Questo a me sembra scorretto. A me, al contrario, sembra che tutto indichi che vi debba essere una simmetria del tempo, che le relazioni temporali siano direzionate intrinsecamente
e che i fenomeni entropici semplicemente manifestino in modo macroscopico questa direzionalità. Una direzionalità che secondo me esisterebbe con o senza la seconda legge della termodinamica. Per cui se noi dovessimo raggiungere la morte termica dell'universo, secondo quelli che pensano di poter ridurre la direzionalità del tempo alla direzionalità dell'entropia, direbbero che non vi è più un prima e un poi, no? Sono costretti a dire qualcosa del genere. Questo a me sembra totalmente assurdo. Secondo me ha perfettamente senso chiedersi da quanti miliardi di anni siamo entrati nella morte termica dell'universo. Lascio la parola a voi, però. Adriano, prendi pure te se vuoi. No, ma mi ha fatto pensare perché riguardo anche a me stesso. Ammetto di essere stato più tentato 40 minuti fa che adesso dall'idea che una forma di asimmetria sia sufficiente isomorfa, cioè che dato che c'è una simmetria in termini entropici, la stessa cosa passa per il tempo. Due delle osservazioni di Emiliano mi fanno abbastanza ritracciare i passi. C'è una cosa complicata, che è davvero complicata. Innanzitutto sul piano operativo, abbiamo superato l'ora per cui bisognerà tagliare qualche cosa, inclusa la frase che vengo da dire. Però una cosa che a mio avviso andrebbe bene approfondita e può essere che sia un'ottima idea che noi tre, semmai anche con Carlo Rovelli, proviamo a discutere la sua versione. A mio avviso alcune, se chiamate le critiche e osservazioni, insomma dipende da che lato la prendi, alcune delle dissonanze fra quello che viene detto qui e quello che Rovelli sembra di capire sia la sua posizione, valgono la pena di essere discusse. Per il bene della discussione, dice Emiliano Boccardi, guardate che può darsi benissimo che ci sia questa specie di immensa probabilità statistica che questa direzione vada verso una morte termica. Allora qui naturalmente è altissimamente controfattuale. 4 miliardi di anni dopo la morte termica ci troviamo noi tre e domandiamo: ma da quanto tempo è passato alla morte termica? Cioè, scusa Boccardi, idea interessante. Hai contato quanti miliardi di anni? E Boccardi, che per ragioni inspiegabili è immortale, risponde: esattamente 4 miliardi di anni. È il compleanno della morte termica moltiplicato per 4 miliardi. La cosa è affascinante, però è veramente sensata? Lo pongo veramente come una domanda, cioè questo non è uno scherzo sulla battuta se ci troviamo dopo la morte, cioè cosa fai tu dopo la morte termica? Non è una domanda, cosa fai tu dopo cena? Sembra come volevo andare a spasso. Mi correggo, in effetti non è incompatibile che ci sia una metrica e quindi che abbia senso chiedersi quanto tempo è passato da un punto all'altro, però quello che non avrebbe senso fare è chiedersi in quale direzione è passato. E a questo punto però è vero che naturalmente si tratta di un controfattuale o qualcosa di più che un controfattuale, perché evidentemente nella morte termica non ci saremo noi e quindi chi avesse delle grosse preoccupazioni verificazioniste troverebbe che questo non ha nemmeno senso. Però a me invece questo tipo di domande che noi facciamo dovrebbe dirci precisamente che il verificazionismo è falso, che ci sono domande che hanno senso anche se non ci sono nemmeno in principio dei mezzi per rispondervi. Quindi certamente non potremo stare lì a misurare la direzione del tempo o a sapere se ci sembra che il tempo passi oppure no. Però secondo me avrebbe invece perfettamente senso chiedersi di una particolare molecola in quel momento se è andata verso una direzione oppure verso l'altra. E perché le cose, perché il moto cade in una direzione, bisogna che il tempo vada in quella direzione, perché dire che una certa una navicella spaziale è andata verso Marte anziché venire verso la Terra da Marte, questo significa che prima era sulla Terra e che poi è su Marte.
Anche se questi moti sono perfettamente isomorfi e tu puoi prendere punto per punto i due moti e metterli in relazione l'uno con l'altro, c'è un dato oggettivo che secondo me fa parte della realtà delle relazioni temporali che riguarda la direzione di questi moti. Io personalmente sono d'accordo con chi pensa che il passare del tempo inteso come questo presente che incede forse è illusorio, ma non sono d'accordo con coloro che pensano che anche le relazioni temporali siano illusorie, o perlomeno non mi pare che la scienza, tranne forse alcuni aspetti della scienza cutting edge, io non sono convintissimo nemmeno di questo, ma non ne so abbastanza per essere sicuro di quello che dico. Ma per quanto riguarda tutto il resto della scienza, compresa la relatività, secondo me non c'è motivo di pensare che le relazioni temporali siano illusorie, compresa la loro intrinseca direzionalità, che secondo me è una loro caratteristica oggettiva. A me sulla direzionalità delle teorie fisiche breve, ad esempio, teorie fisiche un po' più complicate che semplicemente teorie di Newton e così, o in generale comunque mettendosi in un setting o in un background più esteso che sono quelle del concetto di campo, di teorie di campo, ad esempio, di per sé ci può essere una time reversal, come dire. Asymmetry. Il punto è che però c'è, diciamo, abbiamo delle forti evidenze che le teorie fisiche rispettino un'altra simmetria che la CPT, ovvero che per una time reversal, cioè se io comunque scambio la teoria, in realtà questo è equivalente a fare una simultanea trasformazione di la C sarebbe charge conjugation, cioè sarebbe prendere la particella con la sua antiparticella e poi fare anche uno scambio con un'altra trasformazione che si chiama parity, parità, e questo comunque diventano equivalenti. Quindi in un certo senso, in un contesto un po' più ampio, comunque mantieni, no, una bidirezionalità della teoria. Non so, Emiliano, cosa ne pensi? Sì, ma la reversibilità che si trova in tutte le teorie classiche, compresa la meccanica quantistica, dove per esempio l'unitarietà dell'operatore di evoluzione che rappresenta. Tutte queste teorie sono tali da permettere soluzioni che vanno in entrambe le direzioni. Ma vedi, ma il mero fatto di chiedersi che differenza c'è tra un moto e il suo rovescio, diciamo, quello che accade nella direzione opposta, presuppone che vi sia una unica direzione nel tempo, perché chiedersi in quale direzione accade un moto significa prima avere una direzione del tempo e poi chiedersi relativamente a quella direzione quale sia la direzione che questo moto in qualche modo eredita, no? Quindi di per sé la reversibilità delle leggi fondamentali della fisica pone certamente un problema interessante a tutti i processi che sembrano irreversibili, e compresa la seconda legge della termodinamica. Ancora oggi si discute molto di quale dovrebbe essere davvero la soluzione a questo apparente paradosso, che è noto come il paradosso di Loschmidt, questo fisico che ha mosso per primo l'obiezione a Boltzmann, il quale l'ha accettata, peraltro divenendo a delle tesi abbastanza negazioniste a proposito della direzione del tempo, convincendosi che appunto che non è oggettiva e soprattutto non è globale. Però non ci dice nulla riguardo, secondo me, alla direzionalità delle relazioni temporali. Cioè, il mero fatto che tu possa invertire con un operatore di inversione temporale tutti i processi non significa affatto che tu possa con ciò invertire il tempo. Significa che se tu inverti la velocità di tutte le particelle, otterrai un moto esattamente contrario a quello che avevi prima. Questo a me sembra che non dica nulla rispetto alla direzione del tempo di per sé. Né l'uno, né quello, né i fenomeni irreversibili, secondo me, sono sufficienti per dire qualcosa riguardo alla direzionalità del tempo, che invece viene presupposto da entrambi, io direi. Quindi diciamo che l'abbaglio comune forse del dire, cioè per riassumere quello che abbiamo detto finora, l'abbaglio comune del dire ah, c'è una simmetria, allora il tempo, in realtà è che tu stai già assumendo prima il tempo e poi dici ah, la simmetria di stai andando, è questo, no, forse? Esattamente, esattamente. Sì. Il problema,
quello che probabilmente ho espresso male prima, è che tutte queste asimmetrie, perfino per essere in grado di essere asimmetrie, stanno assumendo, voglio dire, che esista un tempo con una direzione. Cioè, è vero o no, ad esempio, che la seconda legge è vera? Ma dal punto di vista osservazionale, tutto quello che riesco a trovare dicono di sì, cioè non si osserva appunto la formazione del cubo di ghiaccio da solo senza frigorifero, diciamo in condizioni, le condizioni appropriate. Naturalmente uno può rispondere, però questa cosa è un problema di ordine statistico, il fatto che nessuno l'ha mai osservato, perché bisognerebbe avere, non so, x miliardi moltiplicati al quadrato, al quadrato, al quadrato, al quadrato, alla decima. Quindi in un tempo che probabilmente l'universo non ha mai percorso, per cui può darsi che il cubetto si formi da solo, però è inosservabile in un senso specifico. Questo non c'entra niente con il verificazionismo, cioè è inosservabile perché non c'è abbastanza tempo perché le probabilità facciano il corso. Tuttavia, perché ci sia la simmetria, devo sapere prima che c'è una direzione. Questa cosa chiamo direzionalità, se si riduca o no, è un problema, come dire, tecnico dei fisici. Cioè, se esista un modo di mostrare, a mio avviso, io non lo vedo, però può darsi che ci sia. C'è un problema che per avere questo tipo di asimmetrie devi essere asimmetrico rispetto a qualcosa. Scherzando, posso essere simmetrico se c'è un asse qui, cioè mi si può ruotare in questo modo, c'è un asse. Se non c'è nessun asse di simmetria, dire che io sono o asimmetrico o antisimmetrico o asimmetrico, tutto quello che volete, è un po', sì, una chiacchiera un po' insensata. Queste cose sono sensate. Ora, la ragione per cui trovo io, però qui parla il filosofo, se il tempo è veramente illusorio, come abbiamo illustrato utilizzando Parmenide, tutto, Spinoza, Hermann Weyl, Einstein, tutti i lumi del sapere, certo è un po' bizzarro che una cosa che non esiste abbia una direzione. Una risposta, ma non è così ingenuo come se, cioè, ma veramente voi pensate che ci sia un senso in cui c'è un aggeggio che non c'è? Cioè, per intendersi, c'è un unicorno che parla svedese, lo faccio così, che non esiste, me lo sono inventato io in questo momento, il quale parla perfettamente anche l'italiano. E sono certissimo che parli l'italiano tanto quanto mi trovo nella posizione epistemica di essere certo che non esistono unicorni che parlano svedese. A me sembra una posizione, voglio dire, un po' scomoda, slightly uncomfortable, non voglio dire che sia knockdown. Ma infatti io direi che mangiano la pallottola coloro che pensano che il tempo è illusorio. È vero che poi sembrano in un certo senso rimangiarsi la parola quando cercano di spiegare come appare oppure come emerge, come se lo capisco sembra fare Rovelli, perché lì io credo che non si accorgano che una asimmetria di per sé non fornisce una direzione. E vittime, diciamo, di questa idea che invece sia sufficiente una simmetria per dare una direzione, dicono: ah, ecco, ok, nella realtà fondamentale non c'è una direzione, però questa emerge perché esiste questa asimmetria non del tempo, ma delle cose nel tempo. L'universo è cominciato in uno stato di bassissima entropia e morirà in uno stato di altissima entropia. Non è chiaro per me come si possano permettere di dire che è cominciato in quello stato, anziché esserci finito, visto che noi possiamo guardare la stessa struttura in entrambe le direzioni. E se il tempo è illusorio, non ha più senso, non ha senso chiamare il Big Bang inizio dell'universo se non credi che esista il tempo, no? Non c'è un inizio e una fine, come non c'è un inizio e la fine di un tavolo. Per la cronaca, l'ultima che mi hanno spiegato i fisici è che Big Bang nella dottrina ufficiale attuale non è l'inizio. Ho letto anch'io questa notizia. C'è un aggeggio, non mi ricordo, è da qualche parte che è uscito, non mi ricordo se è su internet, non mi ricordo se me l'ha detto, che la teoria attuale dice che Big Bang in realtà è la fine di un periodo inflattivo. Cioè che la domanda del professor Boccardi è perfettamente sensata. Lei dice
questo, ma questo, no, questo della periodo inflattivo è qualcosa di cui si sono già convinti da tempo i cosmologi, che serve a spiegare molte cose, e tra cui alcuni pensano persino alla bassa entropia dell'universo. Non c'è concordanza, non c'è un accordo tra i fisici che questo sia davvero una buona spiegazione, però è qualcosa che pensano molti fisici. E adesso poi è uscita un'altra notizia che riguarda invece la fisica più cutting edge, c'è questa teoria degli insiemi causali, e lavorando, facendo i conti su questa teoria, si sono accorti che probabilmente il Big Bang non sarebbe il vero inizio. Però invece la teoria inflattiva io credo che la maggior parte dei cosmologi se la compri, che io sappia. Tra l'altro anche il Big Bang, poi io per quel poco che so di cosmologia, insomma, è sempre un periodo, no, di tempo più che... Si applicano. Comunque rimane che è sensato, e se lo chiedono anche i cosmologi, non solo gli scemi come me, che è una domanda sensata per loro. No, cosa precede Big Bang? Cioè Big Bang è una singolarità di cui abbiamo pochissimi mezzi descrittivi, perché appunto... come dire, abbiamo molto poco da dire tranne che postulare delle leggi, però effettivamente nessuno sa bene come funziona, anche perché appunto essendo un istante non si capisce bene cosa sarebbe una legge degli istanti. Però è sensato domandarsi cosa lo precedesse. Gli semi causali non so nulla, andrò a guardare perché non sono altrettanto aggiornato e informato, però vorrei riflettere su due cose. Se vi sembra il caso, e si può parlarne un minuto adesso, semmai molto più a lungo, se sia il caso di affrontare più direttamente il libro di Rovelli, perché a mio avviso è un caso interessante di, numero uno, una persona intelligente, il che aiuta sempre. Molto, sì, d'accordo. Un divulgatore capace, nel senso che la divulgazione è questa cosa che è sempre una cosa, è come impiccarsi con la propria corda, perché da un lato devo essere capito dagli altri, quanto più ho successo nell'essere capito, ho semplificato quello che semplice non è. Cioè, ho l'impressione che il 90% delle cosiddette trattazioni vulgarizzatori della meccanica quantistica, tutti dicono, ho capito. Adriano, tu stai parlando dell'ordine del tempo o di Helgoland? No, pensavo proprio all'ordine del tempo, perché Helgoland è direttamente sulla... Invece volevo... La mia proposta è questa, che cerchiamo, anche per non fracassare la pazienza della dozzina di ascoltatrici e ascoltatori, provare a chiudere sull'ordine del tempo. Helgoland è un'altra cosa, se mai se vi interessa, possiamo anche fare un'altra trasmissione, ma è un argomento assai separato. Sì. Li ho letti tutti e due, però l'ordine del tempo era direttamente su questa cosa. Mi pareva un caso di un modo intelligente di affrontare delle prospettive che a me sembrano poco convincenti, a me personalmente, però tanto rispetto a Carlo che è una brava persona e sono convinto che ne capisce più di me, per cui sarebbe interessante... E anche di me, certamente. Su certe cose, siccome il mio rapporto con le scienze è largamente esterno, ci sono quelli che dicono e mi sembrano un po' delle complicate, sbruffonate. Poi, quando ascolti la gente, no. Io per molto tempo ho sempre riso i sistemi complessi. L'unica volta che ho ascoltato faccia a faccia Giorgio Parisi, ho detto no, c'è una roba vera, è complicata, abbiamo dei mezzi descrittivi poveri. Infatti lui insisteva moltissimo, bisogna fare una nuova matematica, perché quello che abbiamo non è la matematica giusta. Si può essere non d'accordo, però capisco lì. Seconda cosa, e di nuovo mi affido al vostro buon senso, alla vostra saggezza, la causalità c'entra con tutto questo. La domanda è posta in maniera brutale per un motivo, perché il quasi scherzo, questa cosa del paradosso del trisnonno, cioè se io riesco a viaggiare in passato e raggiungo il passato dove vivo il nonno di mio nonno e lo uccido, cosa succede nel mondo presente? Ma... Io credo che la maggior parte dei filosofi concordino che si tratta di un'impossibilità logica, okay? Che quindi questo non accada. Per quanto noi sappiamo che esistono queste soluzioni delle equazioni di Einstein che prevedono dei loop, tutti credo debbano concordare che si tratta di un'impossibilità logica e che quindi questo non accada. Semmai tu osserveresti questi eterni loop. E in realtà... forse è più facile immaginare cosa succede se ci ricordiamo che secondo questa visione eternista gli oggetti non sono
unici oggetti che mutano nel tempo, ma sono questa sequenza, no, di parti temporali. E allora forse è più facile immaginarlo così, perché allora tu immaginati che c'è una parte temporale di te oggi, per esempio, che è sulla macchina, e poi c'è una parte temporale di te invece nel passato, okay, che scende dalla macchina. Questo è quello che è successo. Cioè, se abbiamo una visione così eternista, non è così difficile immaginarsi il viaggio del tempo, perché comunque sono parti temporali diverse, che tu viaggi, comunque abbiamo a che fare con due parti temporali. Questo veramente I digress. Digression. Sì, perché se no ci perdiamo. Sono in completo accordo. Il problema è che è difficile. Ci sono due aspetti che sono difficili. Se è vero che c'è un'impossibilità logica, la cosa è molto rara, cioè che ci sia un'impossibilità logica su un fatto fisico, cioè che io viaggio in È vero, è vero. È una particolarità. No, non sto negando le premesse, cioè, supponiamo che sia davvero una difficoltà logica, cioè fare questo è quel che implica una contraddizione. La Madonna, è forte. Che ci sia una parte dello spazio fisico, di quello che può succedere, che è determinato puramente da un fatto logico. A me mi sembra un fatto originale e bizzarro, e non molto frequente sullo cinema. Il che è il motivo per cui David Lewis in fondo riteneva che se tu cercassi di uccidere tuo nonno non ci riusciresti, ma perché in fondo non ci sei mai riuscito, perché questo è il punto. Questa è la cosa strana, hai capito? Perché è già vero che non ci sei riuscito, quindi non devi spiegarti, non devi immaginarti che lì che tenti e qualche forza misteriosa ti impedisce di uccidere. Questo è un problema proprio di metafisica, perché sembra che ci sia una specie di forza occulta che quando arrivo là e devo strangolare il povero bisnonno, e non ce la fa. Ho le mie paresi e non ci arrivo mai. Invece sembrerebbe di no, perché qualcuno può strangolare mio nonno. È chiaramente, logicamente possibile. Certo. Seconda parte, questo sulla causalità è una parte. Punto importante di questa cosa, secondo me il punto più importante è questo. Si possono avere differenti accezioni e interpretazioni di che cosa siano asimmetrie in termini fondamentali. Si possono avere differenti moduli esplicativi su cosa sia una riduzione, sia vero o no che una macro legge si riduca ai movimenti delle molecole o no. Non è perfettamente ovvio che questo sia una mossa banale. Nessuna di queste cose, su questo credo siamo quasi tutti d'accordo, è sufficiente a dare bene un account, a dar ben conto in termini esplicativi della direzionalità del tempo. In larga misura, perché anche la capacità di esprimere queste leggi sembra presupporre una direzionalità. Io mi fermerei qua, inviterei tutti e anche chi per caso legge questa cosa, ascolta questa cosa, mette i commenti, perché secondo me varrebbe la pena di riprendere, anche in parte con una discussione, con una revisione, con un esame critico, non dell'ultimo successo di Rovelli, di cui sono contento, non sto facendo ironie imbecilli, ma dell'Ordine del Tempo che è di qualche tempo fa, di un paio d'anni o qualche cosa come te. Perché secondo me ci sono degli aspetti, in parte perché Rovelli è uno di quelli che appunto è più sul filo del rasoio, che in italiano vuol dire un'altra cosa da cutting edge, sono sempre fili che tagliano e lame che tagliano, però il filo del rasoio vuol dire che si corrono molti pericoli, invece cutting edge vuol dire che stai avanzando in territori più o meno non battuti. Comunque questo è quello che io direi. Il punto importante, se volete, è un po' questo. Le teorie che noi stessi abbiamo in larga misura presentato, che sono delle teorie deterministe, hanno delle vere difficoltà e farle quadrare bene non è tanto facile. A mio avviso è probabile che non siamo ancora al punto di cottura giusto, né dal punto di vista filosofico né scientifico. Però questo, voglio dire, è appunto quello che si impara dal tempo, che è una roba che ti lascia molto perplesso. Appena aveva ragione il povero Sant'Agostino, è bene non pensarci mai, perché quando non ci penso è tutto chiaro. Appena uno mi dice, ma ci siamo perduti nelle nebbie. Io, per quel che ho da dire, ho finito. Grazie. Io
un paio di appunti su una cosa che avete detto prima, Adriano, riguardo la simmetria, cioè, secondo me il ragionamento più che l'esistenza di una simmetria che non può essere fatta a priori del tempo, cioè, in realtà qua spezzo una lancia, insomma, in favore di Rovelli, eccetera, è quella di dire, cioè, io posso prendere comunque un ordine su dettato dall'entropia, nel senso, semplicemente, quando è più grande un valore, che è indipendente dal tempo, quando questo è più grande, allora dico che anche il tempo va lì, quindi c'è un certo senso. Non è tanto la simmetria che non può esistere a prescindere dal tempo, ma la direzione che non posso prenderla forse a prescindere dal tempo, cioè che sto assumendo di dire No, vai in quella direzione. certo. La simmetria ci può essere chiaramente e c'è, anzi sappiamo che la simmetria c'è, ma il punto è che le asimmetrie non sono mai sufficienti da sole per determinare una direzione. Al massimo danno due possibili direzioni in cui qualche cosa potrebbe percorrere quella serie, ma così come i numeri reali, no? O i numeri naturali. Certo che tu puoi indicare c'è una simmetria, per esempio, hanno un inizio ma non una fine. Però questo non significa che aumentino, non ha senso chiedersi se i numeri naturali aumentano o diminuiscono. E tu certo puoi contarli in una direzione o nella direzione opposta, ma sei tu che. Per mettere un ordine, dire maggiore, minore, queste cose qua, però cioè, non so in che senso adesso volevi dire che non puoi, cioè, sono ordinabili in quel senso lì, però Sono non ordinabili, ma in questo senso non sono direzionati. l'associo io, No, grazie. Manuel, ma il punto sui numeri è quello è davvero elementare. Nessuno ha dubbio che sia un insieme ben ordinato. Il problema è che non va da nessuna parte, non è direzionale. No, ma infatti, ma no, quello che dico io sull'entropia. Non è che va dal piccolo al grande. Guarda caso, forse quello che stiamo dicendo fa eccezione se noi siamo intuizionisti, e guarda caso gli intuizionisti hanno un'idea kantiana di qual è la fondazione dei numeri. Allora forse lì sì che c'è un senso in cui i numeri vanno verso l'alto, perché nascono dall'unità che per il passare del tempo, come dice Brouwer, si spezza in due e di nuovo e di nuovo e di nuovo. E questo è precisamente una sequenza temporale in un certo senso. Però Brouwer del 1905 e del 1907 era esplicito in questo. Lui diceva: io do per il tempo che sia un fatto scontato, cioè quello che vi descrivo è un particolare processo mentale della mente di questo matematico più o meno idealizzato, però lui aveva proprio una specie di: no, c'è una cosa che è il tempo. Adesso vi spiego perché, dato il tempo, questa serie ha un certo carattere. Tutto qui, in questo senso è direzionale, però. Guarda caso, cioè è il tempo che conferisce la direzione. No, ma infatti c'ero d'accordo solo sul discorso alla nascita della simmetria. E secondo punto, sicuramente sì, dobbiamo parlare dell'ordine del tempo di Rovelli. Mi ricordo che ancora prima della prima puntata ci eravamo detti che prima o poi ne avremmo parlato e sono d'accordissimo. Cioè che lì il ragionamento un po' che è interessante è, allora se a livello quantistico, come sostiene Rovelli, il tempo in quantum gravity, una delle equazioni fondamentali della quantum gravity, in un certo senso, anche qua poi filosoficamente, insomma, ne avevo parlato, mi ricordo brevemente una volta con te, Emiliano, quello che fanno loro è partire comunque da uno spazio-tempo in cui c'è il tempo, fanno una fogliazione, prendono le metriche, o comunque c'è il tempo, cioè c'è una direzione time-like, prendono le metriche su queste iperSuperfici dove chiaramente il tempo è costante, quindi non c'è, diciamo. E poi costruiscono l'equazione facendo i soliti cose con le meccaniche quantistiche, eccetera, dove diciamo questi funzionali agiscono su queste metriche che sono prive di tempo, no? In un certo senso. Quindi sì, cioè, poi assunto quello, allora sì, il tempo non c'è. Quindi cioè, quello a me sembra una cosa un po' in cui sì, è vero che non c'è, però sei partito dicendo che c'era, è una cosa un po', non lo so. A me sembra, non ci ho pensato troppo, devo dire, però mi sembra un po' strana già quella cosa lì di per sé. E poi però c'è proprio il grosso problema che è da lì che nasce, come abbiamo un attimino menzionato prima, il problema di dire allora il tempo però che vediamo, cioè dov'è? E lì è proprio diciamo, la questione di come emerge, no? Si dice tempo come emergente, e da lì allora Rovelli tira in ballo l'entropia, come tempo entropico, eccetera. E questo quindi
Sicuramente nell'ordine del tempo poi va anche in più dettagli e sicuramente è interessante da analizzare. E il punto 3 me lo sono dimenticato, quindi Benissimo, allora lo lasciamo per la prossima volta. torniamo a parlare. Siccome hai parlato per troppo tempo, uno dei prezzi che si paga è che uno si dimentica quello che c'è dopo. No, direi di salutare il nostro pubblico. Ci pensiamo un attimo fra noi senza tediare ulteriormente l'universo mondo. Sì, sono d'accordo. Penso che una discussione a proposito dei temi di Rovelli può venire in un tempo che sia ragionevole da 1 a 3 settimane a partire da adesso, senza una data precisa che vi verrà annunciata. Per il resto, grazie a voi due e a chiunque altro. Grazie a tutti e a tutti. Grazie a tutti. Ciao, a presto. Ciao.